Buongiorno a tutti e grazie di essere presenti al webinar Il BIM, un contributo decisivo alla sostenibilità delle infrastrutture. Sono Simona Tamagni dell'unità operativa Coordinamento e Media e curerò la parte tecnica dell'evento. Vi do qualche dettaglio. Si usa la chat per porre quesiti relativi ai contenuti delle presentazioni dei relatori. Invito pertanto a non utilizzare la chat per domande di carattere generale, tipo saluti, interlocuzione con il relatore o con l'organizzazione su aspetti generali, del tipo non vedo, non sento, non riesco a parlare, anche perché non possiamo fare molto. Faccio però presente a tutti che il webinar viene registrato e appena possibile messo sul nostro canale Norme UNIL su YouTube. Nei prossimi giorni invieremo a tutti il link al canale YouTube unitamente al link al canale Slide Share dove potete trovare le presentazioni dei relatori. Auguro a tutti un buon ascolto e passo la parola a Andrea Dari, editore di Ingenio e moderatore dell'incontro. Prego. Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto l'UNI e l'Associazione delle Infrastrutture Sostenibili per avermi invitato a moderare questo interessante evento e ringrazio quindi tutti i relatori della loro presenza. L'evento di oggi è un evento importante perché ci troviamo a parlare di sostenibilità in un momento in cui a Glasgow, con i COP26, si stanno ponendo le basi per affrontare il tema della sostenibilità a livello globale. La sostenibilità, che ricordiamo, si basa su quattro pilastri fondamentali, quello ambientale, sociale, economico ed etico, e che oggi è fondamentale non per salvare il mondo, ma per salvare la presenza dell'uomo su questo pianeta. E come ci ricorda Greta Thunberg, non possiamo pensare di salvarci con dei semplici bla bla bla. Ma qual è la sovrapposizione, ma qual è la contrapposizione che possiamo porre ai bla bla? Non bastano solo gli accordi, servono piani e azioni che prevedano ovviamente obiettivi, procedure, regole e sistemi di controllo. E questo vale anche per il mondo delle costruzioni, che ricordiamo è responsabile del 40% del consumo finale di energia, del 39% delle emissioni di CO2, del 50% delle estrazioni di materie prime e di un terzo del consumo mondiale dell'acqua potabile. Un settore dove non è sufficiente affermare che si dovranno costruire infrastrutture sostenibili se non si definiscono le regole, le norme, i protocolli che ci consentono di capire se stiamo lavorando in modo realmente sostenibile e poi chi controlla e certifica i vari passaggi per la realizzazione o manutenzione di queste opere. Ma per fare questo dobbiamo ragionare in una complessità molto grande. Dobbiamo ricordare che abbiamo un patrimonio nazionale di infrastrutture di cui si sa ancora molto poco e di cui abbiamo incominciato a conoscere alcuni aspetti solo dopo il crollo del ponte di Genova. Stiamo parlando di oltre 840.000 chilometri di strade, di cui 8.000 di autostrade e 27.000 e oltre strade statali, con 2.179 gallerie, 21.072 ponti, 6.320 cavalcavia, a cui si aggiungono 17.530 chilometri di ferrovie nazionali e regionali, con 5.443 passaggi a livello, sì, ancora più di 5.000 passaggi a livello, 18.800 ponti, viadotti e gallerie, 3.236 stazioni, 30.000 scambi e intersezioni e così via. Di fronte a questa complessità abbiamo però una grande risorsa, che è quella della digitalizzazione, perché la digitalizzazione è lo strumento che ci può consentire di poter gestire in modo efficace e intelligente la grande quantità di dati che abbiamo bisogno per poter affrontare questa complessità. E tutto questo a cominciare dal BIM, che è sicuramente lo strumento centrale per la progettazione e la gestione del costruire, del gestire, del manutenire. Perché dietro all'acronimo BIM si nascondono tanti argomenti, processi e attività. Ricordo che oggi stiamo parlando tanto di piattaforme digitali, di permit, stiamo parlando di documenti
che possono viaggiare attraverso le blockchain. Ma tutto questo ha bisogno di regole. E non possiamo allora non ricordare che è stata proprio l'Italia con l'UNI ad avviare un percorso di regole su questa materia. Siamo stati i primi a lavorare con una serie di norme che potessero regolamentare il BIM e oggi questo percorso prosegue con un nuovo passaggio importante. Perché è un passaggio in cui, con l'evento di oggi di cui andremo a parlare, non andiamo semplicemente a definire la nascita di una nuova norma, ma di un quadro di norme che partendo dal BIM possono accompagnare la regolamentazione dell'applicazione della digitalizzazione dell'infrastruttura. Uno scenario che è in forte evoluzione, in cui l'applicazione delle scienze omiche e l'uso dei cellulari anche per monitorare lo stato delle infrastrutture sarà, diciamo, ad oggi ancora poco prevedibile. Quindi si avvia oggi un passaggio fondamentale con cui, grazie all'uso del BIM, si potrà parlare in maniera più corretta e più concreta della sostenibilità delle infrastrutture. E questo lo facciamo, vi do qualche breve dettaglio dell'evento di oggi, ovviamente vi ho già anticipato con UNI e AIS, e quindi lo faremo partendo con i saluti, che non sono semplicemente dei saluti del presidente UNI Giuseppe Rossi e del presidente di AIS Lorenzo Orsenigo. Dopo il loro intervento avremo l'intervento delle istituzioni fondamentali in questi passaggi e quindi abbiamo la presenza del dottor Andrea Tardiola, che è a capo della segreteria del ministro Giovannini. E poi, dopodiché, affronteremo quello che è il quadro legislativo, normativo e contrattuale di riferimento, perché ci sono già delle norme di legge che regolamentano l'applicazione del BIM negli appalti pubblici. Qui avremo proprio la figura che più ha seguito questa evoluzione delle norme. Avremo Baratono e del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. E 134 persone. Scusate, chiedo a tutti i relatori di tenere i microfoni spenti. Grazie. E quindi avremo gli avvocati Cristian Barutta e Andrea Valsolato, perché, e saluto, essendo anche autori spesso del nostro portale Ingenio, che affronteranno anche il tema da un punto di vista contrattuale, visto proprio da chi si occupa legalmente di queste problematiche. Poi andremo ad approfondire il tema di sostenibilità e digitalizzazione col vicepresidente di AIS, l'ingegner Luca Ferrari, e proseguiremo l'analisi attraverso la valutazione delle normative già esistenti e quelle che si vogliono costruire, quindi il quadro che si vuole costruire, quindi andando a ragionare anche su quello che sarà l'organizzazione, con Ernesto Sacco di ANAS, Gianluca Dell'Acqua della Università Federico II di Napoli e Franco Cuzzetti del Politecnico di Milano. Proseguiremo con le best practice per capire come già oggi il BIM sia uno strumento applicato nelle infrastrutture. Avremo l'intervento di Daniela Prea di Italfer, di Stefano Susani e Roberto Roncoroni di Tecne, del gruppo Autostrade per l'Italia, di Alessio Gori di Politecnica e di Piero Petrucco di ICOP. E infine lascerò la parola per le conclusioni ad Alberto Pavan, che è la figura che a livello normativo ha seguito un po' tutto il percorso avviato qualche anno fa e che continuerà a seguire questo percorso normativo. A questo punto ho completato questa mia fase iniziale e lascio la parola quindi al presidente di UNI, Giuseppe Rossi, ringraziandolo ancora una volta di aver ospitato questo, di aver organizzato questo evento così importante per il tema delle infrastrutture e per il tema della sostenibilità del paese. Grazie, dottor Dari. Prendo la parola per porgere un saluto di benvenuto a tutti i partecipanti a questo webinar e ringraziare soprattutto i relatori che si sono resi disponibili a dare il loro contributo a questo programma di giornata molto, molto serio e molto impegnativo.
Prima di tutto vorrei presentarmi brevemente perché sono da poco nominato presidente di UNI. Come sapete, quest'anno è l'anno del centenario e il mio predecessore, il dottor Torretta, presidente di UNI fino al primo di febbraio, ha celebrato il 26 di gennaio proprio la data dei 100 anni di UNI. E io, che sono stato nominato dall'Assemblea il primo febbraio, ho preso, diciamo, in eredità il suo lavoro, ma, diciamo, avviando il secondo centenario, aprendo il secondo centenario dell'UNI. Quindi auguriamoci lunga vita per il nostro ente. E, diciamo, personalmente io sono come base un ingegnere chimico, che mi sono laureato tanti, tanti anni fa, quest'anno sono 50, e quindi ho vissuto le problematiche degli anni in cui i temi della sostenibilità non erano così all'ordine del giorno, però ho fatto la mia carriera professionale nel gruppo Montedison, dove la sensibilità verso le tematiche dell'ambiente, della riduzione dell'efficienza energetica da dopo il 63 erano diventate, da dopo gli anni della crisi poi del 73-74 erano diventati molto molto importanti. Fatto la mia carriera professionale, io sono, diciamo, da 12 anni in pensione, però ho avuto la responsabilità di enti non profit, però di interesse nazionale, e quindi ho lavorato, diciamo, sempre con l'attenzione ai valori etici, alla sostenibilità, alla, diciamo così, attività corretta contro anche tematiche che ovviamente ci interessano. E brevemente vi dico che sono stato presidente del Corepla, Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero della Plastica, consigliere del CONAI, quindi mi sono occupato un po' di tutti i materiali di imballaggio e di tutte le problematiche che essi si portano dietro, e poi per due mandati presidente di Accredia e dal primo di febbraio presidente di UNI. Tutti e tre enti di interesse pubblico che non hanno, diciamo, fini di lucro, ma solo quello di assicurare alla pubblica amministrazione, alle imprese e ai cittadini il massimo di attenzione, di correttezza e di dei valori veri che credo sono alla base del nostro lavoro. Per quanto riguarda la mia esperienza in UNI, che come dico è più recente, ma anche nelle collaborazioni precedenti con Accredia abbiamo avuto modo di incontrarsi, di valorizzare l'infrastruttura della qualità, che poi è composta dalla normazione, dalla metrologia, dall'accreditamento, dalle valutazioni di conformità da parte di tutto il sistema delle certificazioni accreditate. Quindi l'infrastruttura della qualità è un insieme, un sistema a disposizione delle imprese, della pubblica amministrazione e dei cittadini per assicurare, diciamo, un futuro migliore e assicurare una correttezza dei beni, dei prodotti, dei processi e anche delle abilità professionali. In effetti, se si guarda un po' la storia dell'UNI, si vede come l'impatto della normazione sia cambiato nel tempo, perché per decenni si era concentrati sulle parti più meccaniche, più diciamo sui prodotti, poi si è esteso ai processi e quindi sono nate i problemi relativi alle norme sulla qualità, alla ISO 9001, all'ambiente, alla 14001, alla sicurezza del posto di lavoro, alla sicurezza dei cantieri, le 18.000 che poi ora sono diventate UNI, CEN, ISO 45.001, eccetera. Ecco, e naturalmente più di recente si è passati anche alle attività professionali e nelle attività professionali ci sono sia la legge 4 per le professioni non ordinistiche,
sia il ruolo e il valore degli ordini, degli ingegneri, dei geometri, che poi fanno parte di questa vita, diciamo, del tema di oggi, perché si tratta di attività intellettuali relative alla progettazione, ma anche di attività esecutive per tutti quelli che lavorano nella realtà dei cantieri, della posa in opera e della trasformazione dal progetto alla realizzazione sia di edifici che di infrastrutture, che sono tantissime e che, come ha detto il dottor Dari, costituiscono una rete di infrastrutture notevolissima che va mantenuta, che va migliorata, che va protetta e che deve garantire la sicurezza a tutti noi. Per quanto riguarda questo aspetto, diciamo, dell'interesse, del ruolo di UNI in questo, diciamo, in queste tematiche, anche le strategie, le linee strategiche che abbiamo elaborato in questi primi mesi della mia presidenza ribadiscono questi valori. E già ho trovato un ambiente molto sensibile ai valori della, diciamo, sostenibilità, della etica, dei comportamenti corretti, dei comportamenti etici, e quindi è stato, come dire, facile inserirsi in questo diciamo, riferimento e offrire quindi il valore delle competenze tecniche che ci sono e sono tante nel nostro ente in UNI per sviluppare una politica di normazione che sia al servizio del legislatore, senza, diciamo, interferire nelle attività legislative. Io dico sempre: il legislatore deve definire i principi e gli enti di normazione devono definire le norme tecniche che garantiscono e che assicurano, essendo venute fuori da un consenso, da una diciamo, attività che vede il coinvolgimento di molti attori esperti intorno al tavolo della definizione delle norme, e quindi possono essere le norme volontarie una base di riferimento a cui il legislatore si aggancia per poi, diciamo, semplificare la normazione e facilitare la crescita della cultura e della sensibilità di tutti noi, di tutti i cittadini. Per quanto riguarda il tema di oggi, che è molto importante, e ha già detto il dottor Dari sul valore, il ruolo della sostenibilità, che poi ha una, diciamo, definizione molto articolata, se vogliamo, con tante sfaccettature. UNI ha già, venendo a ciò che si è fatto e a quello che c'è da fare, ci sono già delle norme UNI, una serie di norme UNI, le 11.337 sul BIM, è proprio un esempio tipico di questa evoluzione, cioè dal prodotto al processo alla, diciamo, progettazione e alla gestione del progetto fino alla sua realizzazione. E la digitalizzazione dei processi delle costruzioni sta acquisendo una importanza determinante nell'organizzazione e nella crescita del mercato e di tutto il sistema delle costruzioni italiano, e le norme la supportano. Recenti decreti la citano come strumento essenziale, seppure volontario, per l'applicazione del BIM negli appalti pubblici, ma è un tema che i relatori che verranno dopo di me approfondiranno e approfondiremo insieme questo aspetto. L'organo tecnico di UNI che si occupa di digitalizzazione è la sottocommissione, che ha un titolo molto significativo: BIM e gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni, che opera all'interno della commissione tecnica prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio. Ringrazio quindi questo centinaio di soci che si impegnano nella elaborazione delle norme e nel loro continuo aggiornamento per rispondere alle esigenze e alle evoluzioni del mercato. La sottocommissione lavora a stretto contatto con la sua interfaccia europea a livello CEN, e cioè, per essere precisi, il CEN TC442. Building Information Modeling, e dal livello ISO con l'ISO TC59
Buildings and Civil Engineering Works, e sono proprio le due interfacce su cui si procede. Proprio nel CEN TC442, dove è nata la serie UNI EN ISO 19650, alla quale la norma italiana UNI 11337, di cui parlavo prima, è complementare, si vuole sviluppare le competenze BIM dei professionisti e delle aziende. E UNI ha ottenuto la segreteria italiana del nuovo Working Group 8 per riportare a livello nazionale i documenti elaborati in sede europea. Sempre nel CEN TC442 si prenderà meglio in considerazione l'aspetto delle infrastrutture, che sono fondamentali, e per questo è stato creato un gruppo italiano in seno alla sottocommissione 05 per supportare ed interfacciarsi a livello europeo ed aprire un nuovo filone normativo nazionale come fatto per le UNI 11337. In pratica si deve creare l'infrastruttura normativa per le infrastrutture. Vorrei sottolineare l'importanza dell'impegno tecnico dei settori, diciamo, di riferimento per portare anche a livello sovranazionale questo tipo di considerazioni e di attività, dove si definiscono quindi un po' e si fissano le regole del gioco per dare un contributo proprio significativo a tutto il sistema socio-economico italiano, dove c'è molto lavoro e dove abbiamo davanti un PNRR che assegna alle infrastrutture che devono essere sostenibili un peso e un valore molto, molto significativo. Quindi concludo salutando tutti e dicendo che il claim di UNI, che nel nuovo logo porta un mondo fatto bene, è la prima immagine di quelle costruzioni e di quei desiderata che abbiamo per poter avere davvero un sistema infrastrutturale fatto bene che regga alle necessità del futuro e che sia di primo livello. Conto sulla vostra collaborazione e l'aiuto di tutti per poter procedere in questa collaborazione tra UNI e Associazione Infrastrutture Sostenibili, che oggi siamo, appunto, ci vede assieme per fare del nostro meglio e per avere un successo in questo ambito. Grazie per l'attenzione e buon lavoro a tutti per il prosieguo delle attività di oggi. Grazie Presidente, grazie, bellissimo questo claim, un mondo fatto bene. Giusto solo per creare un collegamento diretto, volevo dirle che anch'io sono ingegnere chimico e ho fatto la tesi presso il gruppo Montedison, quindi con delle informazioni personali. Abbiamo qualcosa in comune. Allora, lascio la parola adesso a Lorenzo Senigo, che è Presidente di AIS, che è l'Associazione Infrastrutture Sostenibili, un'associazione è nata non da tantissimi mesi, ma che già raccoglie al suo interno i rappresentanti di importantissime figure del nostro mondo delle costruzioni, e quindi lascio a lui la parola per un saluto. Ti ricordo, Lorenzo, che hai 10 minuti, non di più. Certo, grazie Andrea, buongiorno a tutti. Come diceva Andrea, AIS è un'associazione giovane, siamo nati poco più di un anno fa. Perché riteniamo sia importante avere un punto di riferimento per promuovere la sostenibilità delle infrastrutture. È un'associazione tecnico-culturale, quindi diciamo di tipo orizzontale, raccoglie tutti i soggetti della filiera, dai committenti, progettisti, imprese, fornitori di servizi, fornitori di prodotti, eccetera. Perché ci siamo posti l'obiettivo di creare un'associazione su questo argomento? Perché oggi si parla di infrastrutture, PNRR ci dice quanto sarà importante gli investimenti, lo sentiremo credo appena dopo di me, infrastrutture che devono essere però sostenibili, quindi mettiamo insieme queste due parole, ma in effetti molte volte quando
parliamo di infrastrutture sostenibili, diciamo come fai a progettare un'infrastruttura sostenibile, ci guardiamo con gli occhi sbarrati. Quindi bisogna, diciamo, mettere a terra questi concetti e creare dei frame comuni, di condivisione comune di che cos'è un'infrastruttura sostenibile. Quali sono gli elementi caratterizzanti un'infrastruttura sostenibile? Beh, la prima cosa è la qualità della vita della comunità, cioè un'infrastruttura incide sulla collettività, a differenza per esempio di un edificio, quindi non è più interessante solo fare il progetto bene, bisogna fare anche il progetto giusto che impatti correttamente sulla collettività, quindi che tenga conto della sicurezza, della salubrità dell'ambiente, del rumore, dell'inquinamento luminoso, che valorizzi la parte culturale, l'occupazione, quindi che abbia questo impatto positivo sulla collettività. Due, bisogna far sì che questo processo, diciamo, di realizzazione dell'infrastruttura venga, diciamo così, con un processo collaborativo, partecipativo, quindi anche una pianificazione che coinvolga tutti gli attori sin dall'inizio, e in questo anche tener conto di valutazioni di tipo economico. La sostenibilità ha tre dimensioni: economico, sociale e ambientale, e la parte economica vuol dire per esempio fare un'analisi sul ciclo di vita per quanto riguarda i costi di gestione dell'opera, pensare alle attività di manutenzione che per un'infrastruttura che dura 100 anni sono molto significative, così come gli impatti ambientali lungo tutto il ciclo di vita dell'opera. Un altro, diciamo, capitolo, argomento che bisogna tener conto nella progettazione di un'infrastruttura sostenibile è tutta la parte materiali e risorse. Non abbiamo opere sostenibili se non abbiamo i prodotti sostenibili, quindi in qualche maniera dobbiamo capire e incentivare l'utilizzo di prodotti con contenuto riciclato, che abbiano caratteristiche green, che abbiano una energia interna di produzione contenuta, la famosa net embodied energy, che consumino poca acqua, insomma che siano di carattere regionale, insomma tutto questo ambito legato all'utilizzo dei prodotti. Abbiamo una importantissima parte che è poi quella legata al mondo naturale, quindi per esempio al rischio geologico, idrogeologico, l'utilizzo di terreni già utilizzati e non vergini, i cosiddetti brownfield al posto del greenfield, tener conto della biodiversità, della flora, della fauna, insomma di tutto questo aspetto che è legato al mondo naturale. Un altro capitolo su cui dobbiamo sempre avere molta attenzione è quello delle emissioni, quindi capire effettivamente qual è l'impatto sull'ambiente per quanto riguarda la CO2 o i gas clima alteranti. Un elemento poi che non bisogna dimenticare quando parliamo di infrastrutture sostenibili è l'analisi di resilienza. Resilienza vuol dire la capacità dell'infrastruttura di adattarsi ai cambiamenti climatici, che indubbiamente ci sono. Vediamo gli episodi in Sicilia di questi giorni. Ma c'è anche un altro elemento che va considerato nell'analisi di resilienza, che sono i cambiamenti sociali, di abitudine, di cambiamento dell'utilizzo di risorse. E anche questi elementi vanno valutati. Credo che la pandemia ci abbia abituato a comprendere quanto i cambi di scenari sociali possano essere importanti. Quindi tutti questi elementi sono elementi, direi, abbastanza anche complessi da gestire, che vanno pensati già in una fase iniziale di pianificazione. È ovvio, lascio poi, dopo ci saranno i relatori che vi spiegheranno come, ma è chiaro che tutti questi elementi non possono non essere gestiti se non attraverso un modello digitale dell'opera. E qua arriviamo al dunque, quindi è per questo che noi ci siamo fatti, diciamo così, promotori di questo gruppo di lavoro che coniughi sostenibilità e digitalizzazione sulle infrastrutture, proprio perché il panorama normativo, poi lo vedremo più avanti, su questo tema è un pochino più indietro rispetto alla parte building, quindi edifici. Quindi c'è molto lavoro da fare, ma credo che lo faremo velocemente, andando anche nella direzione giusta. Credo che le esperienze che poi vedrete nei casi pratici siano molto esemplificativi sulle necessità che abbiamo. Quindi
ringrazio l'Uni, il presidente Rossi, per diciamo questo preso in carico con entusiasmo di questo lavoro. E io, per rimanere nei tempi, mi fermerei qua e vi auguro buon lavoro e buon webinar a tutti. Grazie. Lorenzo, siccome ci hai impiegato minor tempo di quello che ti ho lasciato, ti faccio una domanda. Prego. AISE è un'associazione chiusa o è possibile aderire? Chi può aderire ad AISE? No, AISE è assolutamente aperta, quindi partiamo dalla possibilità dei professionisti di aderire e portare un contributo. Abbiamo i soci collettivi, che sono cioè tutti quei soggetti, quelle aziende, abbiamo grossi committenti, Autostrade per l'Italia, tutto il gruppo FS che racchiude RFI, ANAS, Italfer, abbiamo imprese, oggi ne abbiamo una, ICOP, che è un nostro socio, abbiamo studi di progettazione, Politecnica che oggi relaziona è un socio di AISE, abbiamo i fornitori di servizi, quindi chi fa consulenza sulla digitalizzazione, chi fa certificazione, e quindi c'è tutto chi produce prodotti, abbiamo importanti gruppi di lavoro per preparare position paper su calcestruzzo sostenibile. Ecco, una cosa importante della nostra associazione, scusate, sui soci, ci sono poi soci di diritto. Uni è stato il primo socio di diritto che ha aderito ad AISE, adesso abbiamo anche l'Agenzia per la Coesione Territoriale, quindi anche dei soggetti molto importanti. Un'ultima chiosa prima di concludere, una cosa importante di AISE è che noi vogliamo che i nostri soci collaborino e producano, nel senso che abbiamo pensato di gestire l'associazione attraverso l'attuazione di gruppi di lavoro che devono produrre dei position paper. Cosa sono? Individuato un problema, un'opportunità, si racconta qual è il problema, ma si propone una soluzione. Questo secondo noi è importante, perché così costituiamo dei punti di riferimento, dei documenti che possiamo utilizzare a livello istituzionale, a livello media per fare cultura e così via. In questo momento abbiamo attivi 4 gruppi di lavoro. Uno, dicevo, sul calcestruzzo sostenibile, che è un elemento imprescindibile per le infrastrutture, ma ci sono elementi, sistemi già che permettono di garantire un calcestruzzo sostenibile certificato. Abbiamo un gruppo di lavoro sulla parte digitalizzazione delle norme, qua veniamo anche al tema di oggi, che si occupa per esempio anche delle permit e così via. Abbiamo un gruppo di lavoro che studia gli ESG, quindi anche non è solo importante per avere le opere sostenibili, avere i prodotti sostenibili, ma dobbiamo avere anche le organizzazioni sostenibili. E quindi voi sapete che la dichiarazione non finanziaria è diventato un elemento prioritario all'interno delle politiche della Commissione Europea, quindi stiamo lavorando su quello. E poi abbiamo un altro gruppo di lavoro attivo su, non mi ricordo più, quindi questo può capitare, comunque sono 4 i gruppi di lavoro oggi attivi, e quindi su questo ci stiamo impegnando per preparare questi documenti che appena possibili li potremo poi. Sul cantiere sostenibile, questo è un gruppo di lavoro molto importante. Ci sono 11 sottogruppi che prendono in esame per ogni aspetto, diciamo, del cantiere le criticità, quindi la gestione polveri, acque, rifiuti, eccetera, eccetera. È un lavoro molto complesso che stiamo organizzando. Credo che nei primi mesi dell'anno 21 probabilmente arriveremo a un position paper che potrà essere un po' una linea guida per come gestire un cantiere sostenibile. Credo a questo punto di aver utilizzato tutto il tempo necessario e ringrazio tutti per la partecipazione. Buon lavoro. Grazie Lorenzo, grazie. E ora dovrei passare la parola al dottor Andrea Tardiola, ma prima di passargli la parola volevo utilizzare come incipit un qualcosa che ha scritto il suo ministro Giovannini in questo libro Per un futuro sostenibile, scritto a tre mani con Fabrizio Ricci e Pierluigi Stefanini. E voglio usare questo testo perché, dalla relazione che ha fatto Orsenigo, si capisce come abbiamo di fronte un'enorme complessità. E Giovannini in questo testo scrive: bisogna accettare la sfida della complessità. E successivamente, poche righe sotto, scrive: il tema della governance interna e di come funzionano le nostre istituzioni, come dialogano con le parti sociali,
come creano una visione di futuro e come poi la perseguono effettivamente. Ecco, forse proprio questo è l'elemento sul quale siamo maggiormente in ritardo. Allora, lascio la parola a lei, dottor Tardiola, per raccontarci come stiamo cercando di recuperare questo ritardo, come lo stesso autore e oggi ministro Giovannini nel Ministero sta operando per darci un'organizzazione migliore sul tema proprio della sostenibilità. Grazie, sì, dottor Dari, penso che mi vediate. Buongiorno a tutti, grazie naturalmente a Duni, a cui vanno anche gli auguri per i 100 anni che celebrano in questo momento, e ad AIS per aver chiesto al Ministero di portare il suo contributo e il punto di vista su questa discussione importantissima. Parto da questo stimolo offerto da Dari proprio, cioè cosa sta accadendo. Lo dico in questo modo. In fondo, se ci pensate, quello che è accaduto negli ultimi 12 mesi è piuttosto inusuale per la storia di questo paese. Oggi è il 4 novembre, se pensiamo a come si discuteva il 4 novembre dell'anno scorso, ricordiamo che il PNRR era rappresentato nel dibattito pubblico, nella lettura dei giornali, nella, appunto, anche ricostruzione da parte degli osservatori, anche tecnici più attenti, come una sfida ancora con connotati incerti, da definire, non voglio dire nebulosi, ma davvero molto molto in progress. E sono passati solo 12 mesi e se facciamo l'istantanea di oggi, invece, vediamo che questo paese è stato in grado di negoziare con Bruxelles, con chi finanzia un'operazione di investimento, peraltro in grossa quota a fondo perduto, per un paese che non ha sempre avuto un livello reputazionale altissimo. C'è stato in mezzo un passaggio anche di governo che tutti conosciamo e che sicuramente ha a che vedere col tema della reputazione che il paese deve esprimere per far fronte ad una sfida di questo tipo. E se tiriamo la linea ad oggi, per appunto rispondere a questa domanda fatta attraverso lo stimolo di alcune parole di Giovannini, Stefanini, non ricordo il terzo autore, oggi abbiamo un quadro, abbiamo, come dire, un quadro di programmazione degli interventi del PNRR dato e ormai già dato da alcuni mesi, fatto con un livello di consultazione e partecipazione limitato, sono io stesso a dirlo, perché ovviamente la consultazione fatta bene è un processo che costa tempo e invece noi ci trovavamo dentro una partita in cui il tempo era una risorsa indisponibile, però ci torno dopo. Mi sembra che invece poi l'investimento nella consultazione in fase di esecuzione del PNRR stia diventando un punto fermo. E ad oggi, appunto, dicevo il 4 novembre, siccome il PNRR alla fine è un programma molto ingegneristico, se ci pensate, obiettivi e target molto specifici, target di tipo economico e di investimenti e altri target di riforma di settori, di comparti, di filiere di questo paese. E se guardiamo agli impegni che noi abbiamo assunto appunto a inizio d'anno, tra gennaio e febbraio, quando il PNRR ha preso forma, poi i mesi successivi sono stati quelli nei quali fino a luglio con il decreto legge sulla governance del PNRR si è definito il quadro di regole straordinarie che presidiano un'accelerazione e uno sforzo così inedito per la storia di questo paese, che aveva, insomma, tutti lo sapete, una
valutazione a luci e ad ombre sulla capacità complessiva di pubblico e di privato di produrre avanzamento, obiettivi di colmare gap infrastrutturali del paese o differenziali tra diverse latitudini del paese sul piano delle infrastrutture o nella manutenzione del proprio patrimonio infrastrutturale. Oggi, se tiriamo la linea, possiamo dirci come, insomma, c'è ancora tanto lavoro da fare, aggiungo moderatamente, ma manco tanto moderatamente soddisfatti. Entro il 31 dicembre di quest'anno, parlo ovviamente per questo ministero, per il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ci siamo impegnati a realizzare 6 riforme, una è già stata adottata formalmente in Consiglio dei Ministri, altre 2 sono contenute nel decreto legge cosiddetto infrastrutture che è in corso di rapida approvazione in Parlamento, il decreto legge diciamo di primi di settembre, e altre sono in stato, come dire, di elaborazione avanzata e ben prima di Natale verranno adottate riforme molto significative riguardo alle tematiche di cui parliamo oggi. Parliamo, ne cito solo alcune, della velocizzazione degli interventi per l'approvazione del contratto di programma tra Ministero e Ferrovie, oppure l'iter di approvazione degli interventi dei progetti ferroviari. Quindi, se ci pensate, anche tasselli che si integrano l'uno con l'altro per cercare di comporre un quadro che ci permette di andare veloci e, andando più veloci, mobilitare questa enorme quota di disponibilità di risorse economiche che mai abbiamo avuto fino ad oggi. Anche da questo punto di vista, se pensate che solo il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha una dotazione dentro il PNRR di 61 miliardi e 200 milioni, pensate che di questi 61 miliardi, quasi 46, 45,7 per l'esattezza, sono stati già allocati, quindi adottati tutti quei provvedimenti necessari per mettere nelle condizioni Ferrovie di lanciare le prime gare, come molti di voi sanno perché le avranno osservate, forse hanno concorso anche o stanno concorrendo a partecipare al sistema delle offerte e così al sistema diffuso degli attuatori, le regioni, gli enti locali, i comuni, i porti, fino al sistema delle imprese che sono oggi, immagino, in buona presenza anche ad ascoltare questo webinar. Dal nostro punto di vista, questo webinar è uno degli elementi con cui si risponde alla domanda che faceva prima Dari, perché se stessimo dentro un approccio tradizionale, diremmo ogni tanto si accende il telefono, attenzione, il microfono, attenzione, e se fossimo stati dentro un approccio tradizionale avremmo detto che il settore pubblico si occupava di allocare le risorse, dotare il paese di un sistema di regolazioni e poi che si parta. Invece a me pare che si sta facendo uno sforzo di avanzamento proprio della concezione dei modelli con cui si affronta la complessità di cui parlava Giovannini. Ma mettiamo per un secondo da parte il PNRR, neanche con la quota ordinaria di risorse per investimenti disponibili ad un paese della rilevanza dell'Italia, senza un equilibrato rapporto tra parte pubblica e sistema privato, sistema, professionalità, mondo della progettazione, mondo come UNI che determina proposte regolatorie per gli operatori privati, sistema delle imprese che si organizzano per rappresentare una frontiera di innovazione nel dialogo con il pubblico, come cerca di fare meritoriamente
l'Associazione per le Infrastrutture Sostenibili, il paese non ce la fa, semplicemente il paese arretra, è un modello novecentesco, ed è per questo che invece quello che sta accadendo in queste settimane, in questi mesi, è un tentativo di mettere in piedi un modello più faticoso, ce lo dobbiamo dire, perché ci impegna di più, impegna molte ore delle nostre giornate, e che però prova a costruire un setting che cerca di farsi carico di una parte di questa complessità, lavorando con i tanti soggetti che devono, che sono chiamati in causa nella realizzazione di un programma di investimenti così complesso. È accaduto già nelle settimane, nei mesi scorsi, non dico che è un'ipotesi su cui ragioniamo. Le norme acceleratorie per l'affidamento di lavori del decreto legge 77, le linee guida per progetto di fattibilità tecnico-economica sono stati documenti basilari, sono quelli che stanno fondando le modalità con cui mettiamo a terra il PNRR, oggetto di un confronto con le rappresentanze del mondo delle imprese, del mondo delle professioni, del mondo del lavoro, della società civile, che ci hanno permesso, penso io, diciamo questa valutazione, di migliorare i contenuti di questi testi. Non posso non riconoscere al presidente Orsenico di essere stato un protagonista di questo dialogo, di aver discusso con noi, averci posto anche letture critiche su alcune versioni iniziali di questi testi, che ci hanno permesso di fare poi una, come deve fare chi lavora dentro le istituzioni, una ponderazione tra i tanti elementi in gioco, in un gioco appunto complesso, l'accelerazione e la qualità, che non può mancare in un momento in cui, in questo, anche qui dentro il palazzone di Porta Pia, ce lo diciamo e ce lo ricorda anche Giovannini, l'accelerazione a cui siamo chiamati, la frontiera del 26, ci deve certamente impegnare in un aumento di performance, in mobilitazione di interventi, ma non ci deve far abbassare la guardia sul fatto che il PNRR riesce, produce risultati non solo se abbiamo speso tanti quattrini, ma se siamo stati in grado non solo di farlo ad un certo livello di qualità, ma utilizzare questo enorme laboratorio per alzare l'asticella della qualità e produrre una torsione anche verso alcune dimensioni qualitative che fino ad oggi avevamo affrontato, come paese intendo, con una minore focalizzazione. Insomma, ora è facile dirlo mentre si svolgono i lavori di Glasgow, però non era scontato solamente poche settimane prima della pausa estiva lavorare al testo, dico proprio francamente come la penso, una cosa, subito dopo di me parlerà Pietro Baratonno, che rappresenta la lunga storia professionale e istituzionale di questo ministero, e sa bene come anche dentro questa istituzione c'è stata una discussione che si è arricchita, ma in modo non scontato, anche con un dibattito interno importante per portare dentro i nuovi sistemi di progettazione gli elementi della sostenibilità, facendosi un varco rispetto a una cultura sedimentata del mondo ingegneristico che, anche per fatti drammatici, rilevanti della storia recente italiana, se gli si poneva la domanda, ora la faccio in termini banali ma per capirci, come deve essere una grande opera, una grande infrastruttura italiana, la risposta era: deve essere sicura perché non deve crollare. E inserire invece dentro i diversi layout che devono essere esaminati per valutare se un'opera deve essere fatta, se deve essere fatta perché un'analisi costi-benefici è favorevole, con quali condizioni e quali elementi quantitativi, l'inserimento della dimensione della sostenibilità di tipo sociale, legata agli aspetti della tutela e delle condizioni di chi ci lavora, di impatto ambientale, di contributo, del processo che realizza un'opera, della sua gestione, della sua manutenzione, agli obiettivi di decarbonizzazione, mi sembra un punto
su cui stiamo progredendo e stiamo progredendo perché stiamo cercando di fare questo percorso tutti insieme. Da questo punto di vista penso che le tecniche di progettazione di cui si discuterà oggi e in generale il mondo che si rappresenta intorno anche ad UNI, ad una filosofia di regolazioni, di livelli di regolazione, di definizione di standard, di certificazioni che si dà il mercato è importantissimo, perché se il mercato cresce, gli operatori crescono di livello qualitativo, questo accompagna lo sforzo che si sta facendo in questo momento nel settore pubblico per far salire il livello qualitativo dei nostri comportamenti. Questo è più facile farlo in un grande apparato come il Ministero delle Infrastrutture, ma ci dobbiamo ricordare che il paese è lungo, che le istituzioni sono moltissime. Se oggi aprite Repubblica o il Corriere, non ricordo quale, c'è il grido d'allarme di De Caro o del sindaco neoeletto di Napoli sulla qualità tecnica di quelle amministrazioni. Siccome la sfida di cui parliamo, quella del PNRR, guarda poi soprattutto al sud, al pezzo d'Italia che è più indietro, e lì vediamo ancora una volta il tema della complessità, Dari, perché appunto la molteplicità, la granulosità del nostro sistema istituzionale ci fa capire quanto è complesso lo sforzo per sollevare tutti verso un livello di qualità più elevato. Questo si fa non solo con leggi, non solo dandogli soldi, facendo azioni di sistema. Noi in questo momento abbiamo messo in campo questa PNRR Academy, che sta in queste ore, in questi giorni, di questa settimana, vedendo informazione 15.000 RUP in tutta Italia, e arriveremo a 40.000 unità. Ma si fa tanto con iniziative come queste, dove anche nel arcipelago vasto delle professionalità, del mondo dei progettisti, delle aziende che realizzano i lavori, questo innesco tra pubblico e privato che vive questo momento di vento favorevole, che ovviamente dopo la tragedia del Covid NRR ci consente, mi sembra veramente un buon contributo. E quindi davvero riporto i saluti del Ministero, naturalmente del Ministro, gli auguri di una buona giornata di lavori e l'impegno a proporvi ulteriori iniziative con questo stesso identico spirito. La ringrazio molto, dottore, mi scusi se sono intervenuto, ma purtroppo abbiamo tanti interventi. Molto interessante anche questo discorso della PNR Academy, davvero una bellissima idea. A questo punto lascio la parola subito a Pietro Bartono, che lei ha ricordato, per il suo intervento, e gli faccio anche già una domanda. Se il decreto Bartono bis, come tutti ormai chiamiamo, si applichi solo al PNRR o a tutti gli appalti pubblici, perché mi sembra che su questo ci sia un po' di confusione. A te la parola, Pietro. Allora, grazie, buongiorno a tutti, grazie ad UNI. Condivido lo schermo per la mia presentazione. Un secondino solo. Ecco qua. Allora, cercherò di essere breve, le slide sono un certo numero, però ne salterò molte per dare alcuni messaggi sintetici. Questo mondo è caratterizzato da complessità e multidisciplinarietà. Ricordo solo che le norme tecniche, solo non tanti anni fa, contemplavano solo costruzioni in acciaio, muratura e calcestruzzo. Quindi oggi è un mondo estremamente più complesso. In questo mondo così complesso ci sono una serie di parole chiave. Al di là della parola qualità, che ha citato anche Giovannini nel corso dell'assemblea dell'ANCE, io aggiungerei controllo di processo, collaborazione e non contrapposizione e semplificazione. Mi soffermo su un punto, la semplificazione, che è di due tipi. Procedurale, il governo sta procedendo, appunto, sta cercando di semplificare, è un work in progress, probabilmente dopo il 2026, quando il PNR sarà concluso, presumibilmente ciò che di buono abbiamo semplificato potrà essere reso
stabile, no? Una semplificazione più stabile. L'altra semplificazione importante è normativa. Perché? Perché io sono dell'opinione, e chi mi conosce sa che lo dico da tantissimi anni, c'è bisogno di più norme consensuali e di meno regole tecniche prescrittive, perché l'innovazione corre più veloce delle norme e spesso regole tecniche prescrittive di fatto bloccano l'innovazione. E questo sappiamo bene che questa è stata la realtà con cui stiamo ancora combattendo. Alla domanda del buon Andrea Dari rispondo no, il decreto il 312 che modifica il 560 è un decreto, come dice la stessa norma, è un decreto non regolamentare. Il che significa sostanzialmente che si applica sicuramente e in senso cogente a tutte le opere finanziate perlomeno per il 50% dallo Stato. Così come il parere del Consiglio Superiore, articolo 215 del Codice, è dato per le opere finanziate per più del 50% dallo Stato, esattamente allo stesso modo questo atto, questo decreto ministeriale dei vari ministri che si sono succeduti, ultimo appunto il ministro Giovannini, è un decreto che si applica in maniera cogente sicuramente a tutte queste opere dello Stato e quindi anche alle opere del PNRR. Io su questo non avrei molti dubbi. D'altronde, nel mondo dell'Europa si sta lavorando. Questo non è molto noto nel nostro paese, perché è un dibattito, è un dialogo che è da tanti anni che si sta portando avanti, ma adesso sostanzialmente l'Europa ha messo in campo delle politiche piuttosto ambiziose in campo digitale. Tra l'altro vorrei dire anche che per esempio il Green Deal europeo dedica una particolare attenzione alla questione della circolarità del settore delle costruzioni. E non solo. Bisogna dire che nel documento sulla digitalizzazione del settore delle costruzioni, che è una ricerca d'ampio spettro nel settore, sostanzialmente si richiama il fatto che la trasformazione, cruciale per la trasformazione del settore, sia raggiungere la crescita naturalmente, ma anche la sostenibilità con i relativi obiettivi, il che significa che la sostenibilità è un elemento fondamentale, gli obiettivi sono importanti. E cosa può fare la digitalizzazione? E certo, la digitalizzazione sostiene, scusate il bisticcio di parole, supporta e sostiene la sostenibilità. Perché? Perché la digitalizzazione non è altro, almeno questa digitalizzazione, questo quello che noi riteniamo essere, parlare di digitalizzazione perché può essere anche intesa in altri modi, la nostra digitalizzazione è fatta, i modelli informativi sono basati ad oggetti. Questi oggetti hanno delle caratteristiche, queste caratteristiche sono dei dati. Quindi ogni oggetto costruttivo, che sia la finestra, che sia la trave, che sia il pilastro, eccetera, ha delle caratteristiche tecniche che poi sono anche ambientali, perché oggi, per esempio, mi riferisco all'EPD, c'è la dichiarazione ambientale di prodotto e ancora, diciamo, è in fase di sviluppo, ma così come la DOP, la dichiarazione di prestazione del regolamento 305, regola i prodotti da costruzione, così anche l'EPD potrebbe introdurre dei dati relativi appunto alla dichiarazione ambientale nei prodotti stessi. E questo che cosa significa? Significa che i dati sono dentro l'informazione e possono essere elaborati. Ora, si parla di CAM. Allora, il CAM è una caratteristica certamente importante del singolo prodotto, però. Ora, bisogna stare attenti, in questo mondo complesso focalizzarsi sui CAM può essere pericoloso, secondo me, nel senso che
non è tanto il singolo prodotto, cioè il complesso dei vari prodotti che fa la sostenibilità di un'opera, ma è l'elaborazione complessiva delle caratteristiche, consentitemi la semplificazione, ambientali che fanno appunto la valutazione della sostenibilità. Quindi prodotti con delle caratteristiche possono essere elaborati e ci sono già per i building, per esempio, non tanto per le opere lineari, ma per i building ci sono già dei sistemi di calcolo per la valutazione della sostenibilità dell'opera. Mi è stato dato un tema che è il quadro legislativo. Io andrei abbastanza veloce perché in realtà le uniche variazioni rispetto a qualche tempo fa sono appunto il decreto 312 che modifica il 560 e le linee guida citate peraltro dall'amico Tardiola, le linee guida sul progetto di fattibilità tecnico-economica, che per la prima volta direi introducono anche dei concetti relativi alla digitalizzazione. Ecco, queste sono le due novità più importanti. Nel decreto semplificazione si introduce il fatto che le stazioni appaltanti possono prevedere l'assegnazione di un punteggio premiale. Nel decreto 312 questa premialità, queste specifiche di premialità sono state valutate. Ricordo però che il 312, che fa riferimento al 560, traccia comunque alcune, diciamo così, conferma alcuni aspetti importantissimi. Innanzitutto le stazioni appaltanti devono organizzarsi, perché l'organizzazione della stazione appaltante è fondamentale per raggiungere degli obiettivi di digitalizzazione. Senza la formazione, strumenti informativi e organizzazione non si va da nessuna parte. L'altro aspetto fondamentale, io qui sono contento, mi ascolta uno, mi ascoltano tante persone, tanti amici. L'altro aspetto fondamentale è l'interoperabilità. Guardate, tutti questi aspetti digitali, no? Complessi, eccetera, hanno un senso solo se i dati e le informazioni possono essere scambiate nelle varie piattaforme di riferimento, dai vari modelli, eccetera. Purtroppo le case di software fondano il loro business sul prodotto, come dire, sul prodotto specifico, su dei file propri, su dei modelli proprietari. Ecco, questo è un problema. Quindi l'interoperabilità è una cosa fondamentale. È assolutamente possibile, e sta alle case di software, e sta a noi stati membri, io ne ho parlato anche con la Commissione europea tempo fa, sta alla Commissione, agli Stati membri, quella di imporre specifiche di interoperabilità che sono fondamentali. Poi ci sono anche naturalmente l'ambiente di condivisione dati. Mi si dice, durante questa RUP Academy, in cui io svolgo alcune lezioni sulla digitalizzazione, mi fanno sempre le solite critiche, ma non abbiamo risorse economiche, perché è chiaro, le risorse umane poi è un altro discorso. Dice, non abbiamo delle somme, però io posso portare l'esperienza di un provveditorato che è una stazione appaltante media che con le somme a disposizione dei vari lavori ha costruito un percorso di digitalizzazione che oggi ci porta a appaltare in senso digitale la grande maggioranza delle nostre opere. Questo significa assistenza tecnica, significa procedimentalizzazione, significa formazione. Questo è l'ABC, diciamo, che le stazioni appaltanti devono poter fare. Un'altra cosa importante, io credo, e qui con l'Uni e con gli amici che mi ascoltano, è stata una grande battaglia. All'inizio del decreto 560 non siamo riusciti a inserire la normazione consensuale dentro, esattamente peraltro come è nelle norme tecniche per le costruzioni, perché anche lì ci sono richiami alle norme consensuali, che a quel punto però in quel caso diventano obbligatorie quando una specifica norma viene richiamata. Qui invece, in maniera, spero, credo,
più aperta e intelligente, è stata data un elenco di obbligatorietà, diciamo di un elenco di norme che vanno dalle ISO alle norme europee alle norme nazionali, il Trattato di Vienna, eccetera, eccetera, che praticamente ci danno una linea guida, ci danno una via per definire le normative da utilizzare. Non c'è dubbio che oggi la norma UNI, la 11337, nelle varie parti, che tra l'altro trascrivono contenuti europei e contenuti internazionali, poi è chiaro che questo è un work in progress, però le norme UNI sono il riferimento per questo tipo di normativa. Quindi non si può pensare come prima di fare appalti basandosi su pezzi di norme americane, inglesi, eccetera. No, oggi la situazione è molto più chiara. Nei punteggi premiali che vi ho citato, che sono gli aspetti innovativi, no, di questi decreti, ci sono una serie di aspetti, dalla realtà aumentata e la cantierizzazione, alla questione del mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità, quello che vi ho detto prima, no? Questo per me è fondamentale. Tracciabilità materiali e forniture. Noi abbiamo fatto con l'Università di Pisa alcune sperimentazioni su un ponte per cui si riescono a individuare, a georeferenziare tutti i controlli che vengono fatti nelle varie parti, e quindi noi abbiamo un modello informativo complesso che contiene sia gli oggetti costruttivi sia anche i controlli effettuati, una cosa abbastanza interessante, gli aspetti di sostenibilità, sicurezza dei lavori e project managing. Diciamo, queste sono non esaustive tutte le varie possibilità dei punteggi premiali. È chiaro che la nuova gara si basa sul capitolato informativo. Capitolato informativo è in sostanza il capitolato speciale d'appalto, informativo però, parte digitale, dove l'offerente fa un'offerta e quando vince l'appalto, il committente e l'aggiudicatario, ecco dove entra in gioco la parola collaborazione e non contrapposizione, committente e aggiudicatario insieme fanno il piano per la gestione informativa. Anche qui è stato un po' cambiato la tempistica dell'obbligatorietà, perché praticamente viene esclusa l'ordinaria manutenzione sempre sopra i 15 milioni di euro. Perché? Perché, come spiego sempre, fare un edificio nuovo, progettare in BIM un edificio nuovo, ormai non ci vuole assolutamente niente. Quello che è un po' decisamente più complicato è digitalizzare una struttura esistente. Prendete il nostro ministero. Prima di poterlo digitalizzare c'è bisogno di analisi, prove di laboratorio, droni, laser scanner, nuvole di punti, dati, elaborazione. Cioè, io suppongo che potrebbe essere un lavoro che potrebbe durare molto tempo per digitalizzare una struttura così. E a quel punto, anche in piccolo, diventa un costo, un onere troppo elevato, anche e soprattutto non già per le grandi amministrazioni, ma soprattutto per le piccole. Ecco perché è stato eliminato. E anche la straordinaria manutenzione, naturalmente, sotto i 5 milioni di euro. Bene, non c'è più l'obbligatorietà sotto al milione, queste sono le novità, ed è stato fatto per semplificare, per migliorare le cose. Nelle linee guida, come vi ho detto, ci sono degli aspetti al di là dei principi generali. C'è l'introduzione della digitalizzazione, quello in grassetto al punto 5, in funzione della riforma e della riconfigurazione delle stazioni appaltanti. Quindi è richiamato il concetto che le stazioni appaltanti si devono riformare. Anche qui, sia nel documento di indirizzo alla progettazione, non ve lo sto a spiegare, ma anche nel progetto vero e proprio di fattibilità tecnico-economica, ci sono qui e lì tutti gli aspetti relativi ai punti fondamentali della digitalizzazione. Pietro, siamo in chiusura. Eh sì, è l'ultima slide. Cosa ci serve? Ci serve tante cose.
Innanzitutto le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di manuali di qualità della digitalizzazione, cioè sostanzialmente delle BIM guides, come ha fatto Italfer, come abbiamo fatto noi al provveditorato. Ci vogliono piattaforme interattive interoperabili, ci vuole assunzione di personale formato, anche qui si sta lavorando su questo, e soprattutto ci vuole una piattaforma nazionale digitale che faccia riferimento a quella europea in corso di costruzione, dove dentro ci sono tutte le informazioni e, perché no, anche quelle di sostenibilità che ci consentono di gestire e progettare al meglio. Ecco, finito. Andrea, grazie. Grazie Pietro, anche se hai dovuto tagliare alcune slide, devo dire che il filo è stato molto, molto chiaro, molto chiaro. Peccato non aver tempo per approfondire alcune delle cose che tu ci hai detto. A questo punto lascio la parola ai due avvocati, a Cristian Barutta e Andrea Versolato, perché di fronte a questa complessità, diciamo, normativa e di temi da affrontare, ovviamente c'è anche il tema della complessità contrattuale. Quindi adesso voi il compito di poterci parlare di come si possa affrontare questa nuova regolamentazione in cui la parte digitale diventa così importante. Attendiamo che il dottor Baratono interrompa la sua condivisione dello schermo, grazie. Sì, scusatemi. Prego, prego. Grazie, grazie Andrea Dari, grazie anche alla Uni e alla AIS per il graditissimo invito. Dovreste vedere le nostre slide, sia io che il collega siamo in un unico ambiente, manteniamo la giusta distanza. Però insomma vedrete soltanto il nome, apparire il nome del collega Cristian Barutta. Se me lo mette per favore in modalità presentazione. Ci sto provando, ma non recepisce il comando. Vediamo se riusciamo, così vediamo tutti meglio. Riprovo a condividere. Vabbè, intanto approfitto per fare una breve presentazione. Io mi chiamo Andrea Bressolato, sono un avvocato del Foro di Venezia. Mi occupo di appalti pubblici, grandi opere infrastrutturali, prevalentemente svolgo attività consulenziale e stragiudiziale. Proprio nel corso di una di queste mie attività consulenziali, stiamo parlando del 2012, mi sono avvicinato anche al mondo del BIM, per quanto mi riguarda evidentemente del cosiddetto legal BIM. Il project manager dell'epoca, dell'opera alla quale io stavo collaborando con il consulente legale, decise di riprogettare in BIM un casello di quell'autostrada. Stiamo parlando del 2012, quindi penso sia stata a tutti gli effetti una delle prime opere in BIM in Italia. Quel primo progetto mi diede la possibilità di verificare e di valutare proprio sul campo quali potevano essere i benefici del BIM applicato alle grandi opere infrastrutturali. Attraverso la riprogettazione venne individuato un errore che non era stato individuato nella progettazione tradizionale, ma mi fece anche capire che la nuova metodologia doveva essere disciplinata anche da un punto di vista contrattuale. È fondamentale che vengano chiaramente redatti i documenti previsti dal DM 560, così come modificato dal 300, di cui ha già parlato anche l'ingegnere Baratono, però è fondamentale anche revisionare sia la documentazione di gara, ma anche la documentazione di contrattuale per renderla adeguata, conforme alla nuova metodologia. Siamo riusciti, Cristian? Scusate, ripetiamo, ricondividiamo lo schermo, per favore. Sì, ecco qua, vediamo se va. Condivisione. Un attimo che vediamo un attimino insieme i passaggi. Ok, benissimo. Prego. Lo vedete? Sì, prego. Grazie. Però non è in modalità. È in modalità presentazione, scusi, dottoressa. Sì, va benissimo. Prego. Ok, allora, scusatemi, prendo il mouse, quindi questa è la prima. Poi riesci a far girare tu le slide? Sì. Allora, innanzitutto volevo dire che il contesto
in cui si colloca il DM 312 è quello di un sempre più vasto consenso all'interno della digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle amministrazioni pubbliche per la modellazione e la gestione informativa. Scopo del DM 312 del 2021, questo è proprio tratto dalla relazione di accompagnamento al nuovo decreto, è quello di creare, dice il legislatore, una committenza pubblica digitalizzata in grado di generare richieste specifiche di carattere computazionale. Il decreto a tutti gli effetti si inserisce in un più vasto processo di riforma delle stazioni appaltanti, oltre che della digitalizzazione e dell'amministrazione. In questo contesto, è già emerso anche dalla relazione dell'ingegner Baratono, compete alle pubbliche amministrazioni porre le basi per realizzare quel cambiamento culturale necessario poi per ottenere i benefici attesi dalla digitalizzazione e nello specifico nel BIM. Il buon esito di questa, che a tutti gli effetti può essere considerato una vera e propria metamorfosi, dipenderà evidentemente dalla qualificazione delle stazioni appaltanti, che è uno dei grandi obiettivi che il legislatore si era posto con il nuovo codice dei contratti pubblici, e quindi dalla qualità delle stesse. Da questo punto di vista, evidentemente, è importante anche soffermarsi su questo articolo. Questo articolo è l'articolo 5 del DLGS, del DM 560, così come modificato però dal decreto ministeriale 312. Allora, che cosa ci dice il legislatore? Le stazioni appaltanti, purché abbiano programmato di adempiere agli obblighi... Se interrompo, non si riesce a vedere, diciamo, la successiva slide, cioè le slide non girano, per cui ricordo a tutti i partecipanti che comunque le slide verranno rese disponibili sulla piattaforma SlideShare. Nei prossimi giorni poi invieremo il link. Nel frattempo, se riuscite a condividere anche voi le slide, provate. Grazie. Riprovo, dottoressa, perché effettivamente non, noi la vediamo e non capiamo che cosa può essere. Scusateci. Un attimo, pazienza. Dopo nascono le battute sugli avvocati, la loro capacità di utilizzare il computer. Sì, purtroppo sì. Sentitemela da ingegnere questa battuta. No. Specie in tema di digitalizzazione, viene da dire. Allora, stavo dicendo, riusciamo... Allora, riuscite a vederle? No. Le vediamo senza... La modalità... Presentazione, ma è sempre meglio di non vederle, secondo me. Non prende la modalità presentazione. Prova a prenderle. Eccolo qua. Così le vedete? Però... Le vedete in modalità relatore? Così. Mi sente? Nella seconda, diciamo, opzione, impostazione di visualizzazione, provi a cliccarci sopra, impostazione di visualizzazione in alto alla slide. In alto? Sì. In alto proprio, non lì, sopra, ci sono tre stringhe, diciamo, nella seconda, impostazione di visualizzazione. Okay. Riesce a vedere sopra la slide, altrimenti la lasci pure così. Sì, lasciamo così, tanto se no, poi non ci appare. Procediamo così, allora. Procediamo, grazie. Così. No, volevo portare la vostra attenzione sull'articolo 5. Il legislatore prevede che le stazioni appaltanti, purché abbiano programmato di adempiere agli obblighi di quell'articolo 3, si fa riferimento alle precondizioni, agli adempimenti preliminari, il piano di formazione, piano di acquisizione e manutenzione, atto organizzativo. L'articolo 5, che prevede la possibilità in via facoltativa per le pubbliche amministrazioni di richiedere il BIM, prima nella formulazione del 560 prevedeva che le stazioni appaltanti potessero richiedere il BIM in via facoltativa avendo adempiuto ai tre obblighi di cui è l'articolo 3. Qui si passa da un obbligo di adempimento ad una programmazione di adempimento degli obblighi per dare la possibilità alle pubbliche amministrazioni di richiedere il BIM anche via sperimentale. Da ciò però non possiamo sicuramente trarre la conclusione che la formazione continui ad essere un aspetto fondamentale e che non possa essere sicuramente tralasciata. Sarebbe esiziale avvicinarsi ad una metodologia così complicata, così innovativa come il BIM, senza un'adeguata formazione per la pubblica amministrazione.
Andiamo avanti. Articolo 7 viene definito anche il nucleo fondante del DM 560 e di conseguenza anche del 312. Attribuisce alla stazione appaltante il ruolo di agente determinante nel procedimento in materia di modellazione e di gestione informativa attraverso la redazione del capitolato informativo, documento centrale per quanto riguarda il BIM, documento che indica i contenuti informativi dettagliati attesi e la loro progressione. Scusate ancora un attimo, il tasto è corretto, deve fare inverti, okay. Cliccare sulla tendina dove era posizionato prima. Ok, grazie. Ci siamo, benissimo, ce l'abbiamo fatta. Dopo 10 minuti ce la siamo riusciti. Allora, andiamo avanti, Christian. Grazie. Il capitolato informativo, abbiamo detto, è un documento centrale. Concorre a definire l'oggetto principale della prestazione BIM, ma anche le obbligazioni accessorie e la responsabilità dei soggetti coinvolti, i diritti e gli obblighi di ciascuna persona. È un documento, come si diceva, un nuovo documento di gara che non può essere assolutamente trascurato nel momento in cui una stazione appaltante bandisce una gara con richiesta di BIM. Andiamo avanti. L'articolo 7, che appunto definisce e dettaglia il contenuto del capitolato informativo, al comma 5 bis, comma nuovo introdotto dal 312, prevede che al fine di assicurare uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti elettronici, le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara facciano riferimento alle norme tecniche di cui al regolamento dell'Unione Europea 1025 del 2012, tema che vi ha già parlato l'ingegnere Baratone. Quindi che cosa desumiamo da ciò? Desumiamo che per comprendere i contenuti che deve avere anche un capitolato informativo, io posso fare riferimento, bisognerà fare riferimento alle norme UNI. In particolare si fa riferimento alla norma UNI 11337 parte 6 che declina proprio le linee guida che le stazioni appaltanti possono seguire per la redazione del capitolato informativo. Ciò però non vuol dire che le committenti nella redazione del capitolato informativo debbano limitarsi ad effettuare una mera riproduzione delle linee guida contenute nella normativa UNI. Risulta infatti imprescindibile un'attività di valutazione critica nel momento in cui io vado a redigere un capitolato informativo e un adeguamento e inquadramento di questo nuovo documento anche sotto il profilo giuridico alle peculiarità, quindi alle specifiche del singolo appalto. Se non mi adopero in tal senso, il rischio è quello di compromettere in ogni caso del potenziare i benefici attesi dalla modellazione e dalla gestione informativa, che funzionano solo laddove sono tarati sull'effettivo oggetto del contratto d'appalto e sono gestite dal committente con un'adeguata maturità digitale. Quindi attenzione, perché poi a noi sempre più spesso capita oggi di essere contattati da pubbliche amministrazioni per rivedere i documenti di gara e chiaramente scrivere, per quanto di nostra competenza, gli aspetti giuridici del capitolato informativo. Quindi è necessario un'attività di questo tipo, non solo una mera riproduzione delle linee guida UNI o in ogni caso di un capitolato informativo pensato per un altro appalto. L'esigenza è quella sempre, nel momento in cui io vado a redigere dei documenti di gara e quindi anche un capitolato informativo, di rispettare quei criteri di chiarezza e trasparenza che permettono ai concorrenti e agli appaltatori di comprendere in maniera adeguata e corretta le esigenze della stazione appaltante. Quindi, ancora una volta, maggiore qualità delle richieste rivolte agli operatori da parte della stazione appaltante per ottenere quei benefici che tutti noi che lavoriamo in questa materia ormai con questa metodologia ormai da anni abbiamo imparato a evidenziare, abbiamo imparato a vedere. Passo quindi adesso la parola al collega Christian Barutta che vi parlerà un po' più nel dettaglio della nuova normativa del DM 312. Le chiedo, avvocato, di riuscire a essere sintetico perché siamo un po' in ritardo.
chiuderò sinteticamente. L'ingegner Bartono ha parlato giustamente di più norme consensuali. Il DM 312, che va a riformare il 560 del 2017, va proprio in questo senso. Infatti impone meno vincoli, più facoltà e quindi crea maggiori occasioni di applicazione per le stazioni appaltanti. Quello che aveva frenato un po' la diffusione del BIM, almeno in alcune amministrazioni, era appunto alcune responsabilità, alcuni vincoli che derivavano dall'originaria formulazione del DM 560. E se andiamo a vedere e a fare una veloce analisi del DM 312, vediamo che gli inserimenti che sono stati effettuati vanno proprio in questo senso, facendo tesoro di che cosa? Facendo tesoro dell'esperienza acquisita in questi anni di applicazione. Viene introdotta infatti la lettera 0A per quanto riguarda l'articolo 2, che va ad inserire, a dare una definizione di modello informativo che prima mancava. Vengono introdotte altre due lettere, sempre l'articolo 2, sulle definizioni legate appunto alla distinzione tra l'offerta di gestione informativa e piano di gestione informativa, uniformandosi a quelle che erano le indicazioni che erano state date dalla normativa UNI, e andando anche a dare una definizione di punteggio premiale, il tutto in ossequio a quello che è la disposizione dell'articolo 48,6 del decreto semplificazioni. Sempre facendo tesoro dell'esperienza, all'articolo 3, lettera C, viene introdotto appunto il concetto e viene esplicitato quello che è il concetto di contenuto minimo dell'atto organizzativo, quasi una sorta di linea guida per le stazioni appaltanti per la redazione dell'atto organizzativo, documento fondamentale previsto dall'articolo 3 del DM 560. E anche qui poi un'ulteriore nota degna di rilievo in quello che è il senso del consentire maggiori facoltà alle stazioni appaltanti e facendo tesoro di quella che era l'esperienza, è anche quello di cui parlava prima il collega Versolato, cioè il fatto che per la facoltatività dell'applicazione del BIM ai sensi dell'articolo 5 è sufficiente che le stazioni appaltanti abbiano programmato di adempiere quelli che sono gli obblighi di cui è l'articolo 3 del DM 560. Sempre con riferimento a questa esperienza e richieste che venivano dalle stazioni appaltanti, soprattutto da quelle medio-piccole, e di una necessità di una sorta di proroga per quelli che erano gli incombenti derivanti dall'applicazione obbligatoria del BIM, è stato appunto riformato l'articolo 6 per quanto riguarda le lettere D, E ed F, andando ad allungare leggermente quelle che sono le tempistiche dell'obbligatorietà, come diceva prima l'ingegner Barottone, escludendo l'obbligatorietà del BIM invece per quanto riguarda le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, il tutto in un disegno ben definito di andare a consentire all'amministrazione di avere una maggiore facoltà di effettuare le proprie scelte senza sentirsi troppo vincolate, cosa che faceva prima il DM 560. E chiudendo poi con l'articolo 7,5 bis, che fa un espresso riferimento alle norme UNI, come diceva l'ingegner Barottone, rendendole quindi parte vincolante di quella che è la strada per l'applicazione del BIM nel nostro ordinamento giuridico, e andando ad esplicitare quella che è un'altra richiesta che proveniva dalle stazioni appaltanti medio-piccole, e quelle che sono le modalità di richiesta dei punteggi premiali all'interno della disciplina di gara, e andando a dare anche qui una sorta di linea guida di quelle che possono essere, pur nel rispetto di quelle che sono le indicazioni dell'articolo 95 del codice dei contratti pubblici, le modalità con cui inserire i punteggi premiali nella lex specialis di gara. Detto questo, io ho concluso e ripasso la parola all'ingegner Dari. Avvocati, davvero. Mi viene a commentare una cosa, come è emerso dalla relazione dell'avvocato Versolato, che di fronte a queste regole sia sempre più opportuna la presenza di una figura legale di fianco a una stazione appaltante che deve emettere un capitolato informativo, dall'altra parte sarà sempre più opportuno che anche i professionisti e le imprese si creino una struttura tale che possano essere in grado di comprendere capitolati informativi di questa complessità. Nei film americani vediamo spesso che nei grandi studi di ingegneria o nelle imprese ci sono gli esperti legali che valutano insieme agli ingegneri se prendere o meno l'appalto, considerando tutte quelle che sono
i requisiti che sono espressi, quando io sento Versolato che dice che nella redazione del capitolato informativo non basta copiare le linee guida UNI, tra parentesi, le norme UNI non si possono neanche copiare, ma occorre fare un documento da cui emerge che si è capito quello che si vuole richiedere, bene, dall'altra parte ci dovrà essere qualcuno che è in grado poi anche legalmente di capire che cosa la stazione appaltante sta richiedendo. Questo comporterà una revisione anche, secondo me, di quella che è l'organizzazione della professione, che finora è una discussione poco affrontata. Ok, passo di argomento, scusatemi l'intromissione, lascio la parola invece all'ingegner Luca Ferrari, che è vicepresidente di AIS e che ci parlerà del tema sostenibilità e digitalizzazione. Anche per te, Luca, è un tempo un po' compresso dovuto al ritardo che abbiamo maturato. Bene, buongiorno a tutti anche da parte mia. Se mi confermate che...